Noi siamo andati a Bolzano per raccontare lo scandalo delle pensioni d'oro, riesploso in questi giorni perché gli ex consiglieri hanno cominciato ad incassare migliaia di euro di soldi pubblici. Klotz, per 30 anni consigliere, è destinataria di un maxi anticipo con guaglio sul vitalizio, pari a 945.000 euro, effetto di una legge regionale approvata nel 2012 e poi parzialmente corretta nel 2014. Il suo motto è: il Sud Tirol non è Italia. Sì. Cosa non va in Italia? Ci dico una cosa che proprio dell'Italia lei non digerisce. Perché noi siamo stati annessi dall'Italia senza la nostra volontà. Dico, facciamo il referendum. Lei vuole tornare all'Austria? Io avrei un solo voto, voterei per la riunificazione del Tirolo. Lei disse che festeggiare l'unità d'Italia è come chiedere ad una donna stuprata di festeggiare la violenza col suo stupratore. Sì, l'ho detto e lo dico tuttora. Cioè, l'inno nazionale italiano è il suo inno? No, e non è il mio inno. Lei perché si prende i 945.000 euro di conguaglio sul vitalizio e poi incassa 2.800 euro al mese di vitalizio, di soldi, di contribuenti italiani, se lei con l'Italia non ha nulla a che fare? Non sono i contribuenti italiani. E che contribuenti sono? Sono i contribuenti sudtirolesi, perché... Del Trentino? Beh, no, mi sento... impegnata solo attraverso chi mi ha eletto. No, la sua indennità, il suo vitalizio, il 945.000 euro, li paghiamo con la fiscalità generale. Lasci lei dire. Non è che viene pagata da chi l'ha eletta, perché questo non sarebbe democrazia, sarebbe una situazione privata. I soldi di quelli di cosiddetti vitalizi provengono dalla cassa regionale nella quale noi da sempre abbiamo contribuito. Benissimo, per avere la cassa questa... regionale del Trentino Alto Adige. Sì. Il Trentino Alto Adige è una regione, la informo, italiana. Ma e lei usa soldi. Leggi italiane per prendere un vitalizio che è un privilegio. Quindi, come dire, io calpesto l'Italia, ma poi incasso i soldi degli italiani. Lei ancora non ha capito il funzionamento di questo sistema. Non abbiamo capito il sistema, dice Eva Klotz. Il caso riguarda 130 ex consiglieri regionali e una cifra pari a 90 milioni di euro solo per gli anticipi. Nel 2012 viene varata una legge regionale che prevede la riduzione dei vitalizi mensili, ma introduce il maxi conguaglio, un mega anticipo. Così esplode la protesta di piazza. Venite fuori, politici! Fuori! Fuori! Dopo le proteste viene approvata una legge correttiva nel 2014, ma in realtà è un bluff per dare un contentino alla piazza. Devi sapere che nel 2012 ce l'hanno venduta come una rivoluzione perché tagliavano il vitalizio, per cui per un attimo abbiamo creduto loro. Poi scavando abbiamo scoperto queste compensazioni, cioè ti toglievo 2.000 euro però te li davo in un'altra forma, con una liquidazione d'oro. Ed ecco che li abbiamo costretti, dopo una bella campagna di stampa, a fare la nuova legge del 2014. La legge del 2014 cosa fa? Taglia del 20% queste grandi indennità, non basta, sono ancora troppo alte. A denunciare lo scandalo in beata solitudine i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Nel 2013 la prima cosa che abbiamo fatto in Consiglio regionale, abbiamo proposto noi una riforma che prevedeva retroattivamente il sistema contributivo, avrebbe tagliato la testa al toro e avrebbe veramente messo retroattivamente a posto tutto. Anche la loro legge la retroattiva, ma fa dei tagli, diciamo, che sono più omeopatici ed è sotto ricorso anche quello, quindi tanto valeva provarci seriamente. Chi l'ha votata la vostra proposta? Nessuno, solo noi e 3-4 altri consiglieri. Insomma, la legge del 2014 prevedeva una sforbiciata sul maxi anticipo del vitalizio. Eva Klotz, ad esempio, ha restituito la parte eccedente. Con il ricalcolo le spettano, come detto, 945.000 euro. Alcuni ex non hanno voluto restituire nulla. Uno di questi è Franz Pahl. Di vitalizio prende 2.800 euro al mese. Il maxi conguaglio invece raggiunge la cifra record di 1 milione di euro, ma non vuole restituire nulla. We'll be right back.
Le hanno chiesto di restituire una mancetta, 332.000 euro sul milione di euro. Sì. Lei perché non li restituisce? No, perché io mi attengo alla legge che è stata fatta col nostro consenso, era un consenso politico. Senta, quindi lei questi soldi non li vuole restituire? No, sicuramente no, perché noi abbiamo... Perché avete fatto un atto notarile, dice lei. Certo. Però la carica elettiva, no, il politico, no? Dovrebbe servire la comunità, non servirsi dei soldi della comunità. Noi non li abbiamo rubati. No, è tutto secondo legge. Che è secondo legge è giusto, tutte però. Le altre pensioni del passato. Che piccola restituzione, 330.000 euro, e lei dice di no. Retroattivamente non si possono cambiare i contratti, gli accordi, retroattivamente. Ma lei ha capito in che paese sta? È un principio della Costituzione italiana. È ovvio, che quando riguarda voi è un principio della Costituzione. Assoluto della allora noi siamo in un paese dove i pensionati aspettano ancora il rimborso dell'indicizzazione bloccata e il governo gli ha dato una mancia. Siamo in un paese dove si fanno le riforme delle pensioni in corso, dove ci sono gli esodati sono senza lavoro e senza pensione. Sì, però c'è solo la politica parla di diritti acquisiti. Adesso possiamo finire perché lei non è serio. C'è una contraddizione tra quello che prende lei e gli altri consiglieri e i cittadini. Ci sono fondamentali della Costituzione italiana, ci sono sentenze della Consulta che devono essere rispettati per tutti, valgono per tutta l'Italia. Lei riconosce la Corte dei Conti? Sì. Di recente c'è stato il procuratore generale che ha inaugurato l'anno giudiziario, no? Uh-huh. E si è parlato anche del tema della restituzione dei soldi degli ex consiglieri, giusto? Non l'ho detto io, l'ha detto la Corte dei Conti. Perché il vitalizio non è una pensione, non è competente lui. Però la Corte dei Conti ne ha parlato. Ma possono parlare? È una casta pure la Corte dei Conti. È una casta anche da loro a parte. Che rapporto ha con la bandiera adesso italiana? Non è nella mia bandiera. Io non è la sua bandiera? No. Lei ha parlato di Costituzione, non riconosce la bandiera italiana. Lasciamolo, a questo livello non entro più. Ma come a questo? No, io sono tedesco e sono un po' più serio. Lei parla tedesco e si comporta da politico italiano, spettacolare, mi immagino. Adesso se ne vada. Io me ne vado, questo è un luogo pubblico così. Non ci sentiamo mai più. Mai più. Restituisca i 332.000 euro. Non di discutere a questo livello. È chiaro, lei parla tedesco e si comporta da politico italiano.